diciamo che la valorizzazione della quotidianità è un po' il mio pallino, un po' il chiodo fisso. Infatti, ai ragazzi e ai giovani, al di là di esperienze belle, straordinarie che comunque si propongono, si vivono, c'è sempre il rimando e il portare loro a ritorno al quotidiano. Mi piace vedere un po' la vita come questo grande libro, questo libro in cui ogni pagina, che è la quotidianità, ti è consegnata da Dio, è Dio che te la mette in quel tuo libro e tu chiamato a compilarlo, a scriverlo e a rileggerlo attentamente senza fuggire in altro. Alle volte c'è questo tentativo di fuga in ciò che è più bello, che apparentemente è più accattivante, più facile, però poi ti lascia magari il vuoto, ti lascia solo, ti sfuma, diciamo. Ecco, e quindi da esperienze forti c'è sempre poi il passaggio alla quotidianità, perché lì diventa un po' il banco di prova su cui verificare la propria vita. Ma qual è il coraggio della tua quotidianità, Don Domenico? Tu come prete, come uomo, come guanelliano? Ma intanto è quello di vivere un po' i vari momenti che la quotidianità, alle volte anche con sorpresa e con il suo inedito, ti propone il viverlo dando un senso, cioè dando un senso a ciò che così ti è dato di vivere e quindi fermarti, raccogliere pur nel tran tran, nel correre di tutti i giorni quegli attimi, quei frammenti in cui fermarti e pensare. Quindi, davvero con questo atteggiamento un po' pensante le cose per dargli un senso, ecco. Anche perché un quotidiano non sempre puoi programmarlo, poi lo devi solo accogliere così come il Signore te lo dona, e alle volte è fatto di cose belle, entusiasmanti, altre volte di un impegno che comunque ti chiede di coinvolgerti e di dare il meglio di te. Dici, qual è questa tua discoteca del silenzio, Don Domenico? Intanto la Discoteca del Silenzio qui a Como è nata proprio raccogliendo l'invito del Papa Giovanni Paolo II in quella bella cornice della spiaggia di Tor Vergata, dove invitava i giovani a mettere l'Eucaristia al centro. E rientrati a casa con i nostri giovani ci siamo detti come concretizzare questo invito, questo impegno che ci siamo presi. Ed è nata l'idea proprio dell'adorazione notturna, di lanciare questa esperienza in una città dove non avevo ancora un'esperienza simile, nemmeno nel circondario. Ecco, inizialmente siamo partiti dal poco, quindi solo gruppetto dei giovani, dal piccolo, quindi lo spazio limitato della nostra piccola cappella del centro di pastorale giovanile Guanegliano. Poi nell'invito della diocesi a trasferirci appunto nel santuario Sacro Cuore, come dicevi, ogni primo sabato del mese abbiamo intravisto un disegno che andava oltre le nostre limitate, fosse comode previsioni. Ecco. Il nome Discoteca del Silenzio, beh, all'interno del nome c'è già un contrasto che esprime proprio il senso della proposta, cioè dal caotico traffico di un sabato sera qualunque e quindi dai frastuoni così dei vicini pub qui a 100-200 metri, dei pub notturni, al mistero profondo di una presenza la cui parola riempie di suono il silenzio, quindi un silenzio abitato da suoni, ma i suoni della parola. Dalle mille verità, tra virgolette, che si sentono e sono propagandate in ogni angolo del mondo, a quella che è la verità tutta intera, che è lì in quel pezzo di pane che attende e chiede il coraggio di lasciarsi amare, proprio in amore cuore a cuore, usando l'esperienza di Luigi Guanella. Questa è un po' l'opportunità che noi abbiamo voluto creare in questa nostra chiesa e che, diciamo, cammin facendo, noi non pensavamo che fosse raccolta come opportunità da così tanta gente. C'è un crescente numero di giovani coppie, adulti, che trovano ancora oggi nella Discoteca del Silenzio un ambito privilegiato di preghiera, di riflessione su se stessi. C'è un grande bisogno di silenzio. Del resto, tornando al tema della quotidianità, la preghiera ci mette di fronte a Dio, e a Dio nella Discoteca del Silenzio, comunque nell'Eucaristia, portiamo che è la nostra quotidianità, proprio per scoprire lì, confrontandoci con Dio, le motivazioni delle nostre azioni, dei nostri pensieri, dei nostri umori. Ecco, uno specchiandosi in Dio ritrova se stesso. Questo è un po' il segreto che tanti ritrovano in un contesto che è ben curato, ben preparato e che aiuta un po' a vivere questo incontro cuore a cuore con Dio. Domenico, scusami, Sì.
Ogni primo sabato del mese, quindi appuntamento al Santuario del Sacro Cuore a Como, ogni primo sabato del mese, quindi lanciamo questo appello all'area di Como, ogni primo sabato del mese dalle 20.30 alle 4 del mattino, quindi sì, nel tipico orario di apertura. Ma in in queste ore, dalle 20.30 alle 4 del mattino, che cosa succede? Ecco, terminata la celebrazione dell'Eucaristia, dove esponiamo appunto l'Eucaristia, c'è un momento, un'ora che è animata, un'ora, un'ora e mezza, animata dai giovani guanegliani, ed è un'animazione che chiaramente che, rispettosa anche di un clima di silenzio, beh, si crea un'atmosfera di luce molto molto soffusa. L'unica luce che deve colpire chi è presente è quella dell'Eucaristia. Quest'ora è animata appunto con un intercalare di frasi di Don Guanella, queste voci fuori campo che suggeriscono un po' quella che è la spiritualità guanelliana, che è partita un po' anche da questa chiesa, frasi di parola di Dio del giorno. Nel frattempo ciascuno, nel momento in cui vuole, nasce un po' una dinamica di partecipazione, portando appunto una propria preghiera e un lume ai piedi dell'Eucaristia, prelevando un biglietto dove raccoglie appunto un frammento di parola di Dio, che diventa un po' il frammento su cui pregare, su cui modulare un po' la propria vita quotidiana poi nel mese successivo.